Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un giorno speciale perché ufficiale il mio arrivo in questa mia nuova squadra. Infatti stiamo andando all'hotel dove si terrà appunto la presentazione. Non vedo l'ora davvero di dirvelo. Andiamo in hotel e vi faccio vedere la mia nuova squadra. Siamo arrivati all'hotel Lucrezia a bordo di Ferrara, dove si terrà la presentazione della mia nuova squadra. Non vedo l'ora, sono carico davvero. Bentrovati a tutti, grazie per essere qui in questo caldo pomeriggio di luglio. Oggi presentiamo un po' quello che è il progetto della nuova squadra. Ringraziamo il nostro main sponsor che è qui in prima fila presente nonostante i mille impegni della giornata. FDM è l'acronimo della nascita della nuova squadra, appoggiandosi a Fabio che con la sua visibilità, le sue peculiarità sportive, fa sì che partiamo con un buon boost di visibilità. Ringraziando soprattutto, oltre ai due fratelli Di Mauro, il fautore del progetto, nonché il nostro grande collaboratore, Antimo Di Mauro, che è responsabile della comunicazione del canale di Fabio. Con la fiducia di voler crescere assieme, cosa non scontata, dato appunto la vostra fama e il vostro passato sportivo, ecco. In 4 mesi, insomma, siamo diventati la squadra più chiacchierata e più nominata del Ferrarese, direi, no? Ferrarese, Alto Bolognese, addirittura da Bologna ci fanno scoop di mercato, quindi. Ho trovato nella creazione di questo progetto la complicità di tante persone. Innanzitutto Mikhail, che mi ha supportato e tollerato all'inverosimile in questi mesi. Ringrazio voi tre per essere qui in prima fila, per essere stati i primi a credere in noi, fondamentalmente, con così tanta importanza. Come ho già detto, Di Mauro, ho già ringraziato. Ringrazio voi giocatori per aver creduto nella nascita di un qualcosa a Ferrara, provando a creare qualcosa che c'è, ma in cerchie chiuse, in numeri chiusi, ridotta, e qualcosa che invece è un po' più aperto e si crea per far sì che ci possa essere un movimento non fine a se stesso, ma un movimento che faccia parlare di sé, che possa crescere step by step, ovviamente, ma cercando di intanto fare il meglio possibile sin da subito e poi di crescere sempre di più. La nostra squadra fa già parlare di sé a tal punto che la Nike ha deciso di investire come noi su noi stessi. Infatti ringraziamo la collaborazione con Gigi Timber, che fa sì che siamo la prima squadra in C2, credo in tutta Italia, correggetemi se sbaglio, poter vestire tutto Nike, dalla maglia di riscaldamento alla maglia di gara, alle maglie per i portieri, ai borsoni, tutto completamente Nike. Diciamoci la verità, ragazzi, l'immagine è la prima cosa che importa, successivamente vengono i risultati. Adesso Mika ci dirà qualcosa. Allora, io innanzitutto ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno creduto in questo progetto dall'inizio. Mattia è stato il primo che mi ha coinvolto, credendo molto nelle mie capacità di preparatore di portieri, perché alla fine è quello che andrò a fare in questa squadra. Ringrazio i fratelli Di Mauro, perché hanno praticamente nominato far parte di questo progetto, credendo in noi. Ringrazio tutti voi giocatori che avete accettato di far parte di questa squadra, in particolare anche Fabrizio e Alu, che ci hanno dato una grossa mano a livello organizzativo. Sono abbastanza carico per la stagione, non vedo l'ora di mettermi a lavorare sul campo e raggiungere i risultati che vogliamo tutti. Questo è un gruppo di gente, la maggior parte ha giocato con me, un'altra maggior parte contro, qualcuno è nuovo. Secondo me sono un bel gruppo di gente giovane, a parte qualcuno, forte, e sarà un gruppo che sarà forte sia fuori che in campo, e direi che non ci possiamo neanche nascondere da dire che con la cosa che abbiamo difficilmente, se non facciamo cagare, non possiamo vincere questo campionato qua. Siamo felici di questa nuova nascita di questa società, speriamo di poter fare qualcosa di importante, di intrecciare un po' il mondo social con il mondo calcistico, un po' quello che facciamo noi. Come premessa dico già che non sarà facile, perché alla fine, anche se si è più forti, c'è sempre da giocare, siamo un gruppo nuovo, inoltre si è sempre quelli da battere, perché soprattutto quando vai sul web, soprattutto quando vai con i video, la gente ti vede, ti teme e dà sempre quel qualcosa in più. Quindi noi giocheremo con squadre che, se sono 50, in realtà saranno 100, 110, 120. Quindi l'importante è mantenere l'attenzione alta. Anch'io ringrazio gli sponsor, soprattutto Gigi Teamwork, che ci ha fornito materiale tecnico. Sottoscriverei anche il nostro sito web, che a breve apriremo anche il sito, che si chiama Clickmaster. Clickmaster sono coloro che ce l'hanno realizzato. E quindi dai, sarà una bella esperienza, una bella avventura. Speriamo di fare un percorso fluido tutti assieme, di fare qualcosa di importante, e poi lo scopriremo a fine stagione. La cosa importante, sì, è dare il massimo, non mollare, e metterci la massima attenzione, soprattutto nei momenti meno positivi, perché oggi magari è una bella giornata, ci saranno altre belle giornate dopo le vittorie, però ci saranno anche momenti un po' più bui, che sono anche fisiologici nell'arco di una stagione. Quindi l'importante è rimanere sul pezzo, concentrati,
fare gruppo, perché poi attraverso il gruppo i risultati arrivano. Bravo. Siamo adesso, direi, le divise da gioco. Fabio dovrebbe dire qualcosa. Vabbè, non ho tanto da dire, semplicemente un ringraziamento anche a me, a Codo, ai ringraziamenti davvero di tutti quanti. Ogni singolo giocatore che fa parte di questa squadra, i mister, tutti. L'unica cosa che magari voglio specificare, perché magari, non so, qualcuno mi conosce già, qualcuno meno. Ovviamente non voglio scavallare nessuno, sono un giocatore come tutti gli altri, anzi sono ancora più motivato degli altri anni perché davvero ci tengo tantissimo e niente, non vedo l'ora di iniziare davvero, davvero sono carico. Parte mia, c'è stato massimo impegno e massima disponibilità. Da parte di tutti sarà sempre così, infatti inizieremo la stagione con dei colloqui personalizzati per ognuno di voi, per dire quello che ci aspettiamo, quello che non ci aspettiamo e quello che vorremmo da voi, insomma. Preparazione atletica, qualsiasi cosa vi venga in mente, noi rimaniamo qui a disposizione. Allora è arrivata l'ufficialità. FDM fonda l'FDM. Ecco il nuovo acquisto, ragazzi, spoiler! Se questo video arriva a 10.000 like, Abracalaia firma con noi a dicembre. No, ma più che altro, magari, però sai cosa? Facciamo una colletta, mettete qualcosina voi da casa, non so, quanti, 10 euro a testa, quanti ci sono? Sta, minchia, se mettessero 10 euro a testa, 100.000 fai... Fai 5 allora, fai 5, dai, che sono tanti, ragazzi, non fate i tir che 5 euro ce li avete tutti. 500.000 euro per Abracalaia, non all'FDM. No, sarebbe un investimento però. Cioè, te prendi 500.000, sì. No? Mandi la squadra direttamente, cioè gli dai la possibilità di andare in Serie A, se davvero lo volessero, no? Sì, sì, si sta. Dobbiamo farcela. Ragazzi, come avrete capito, la mia squadra dell'anno prossimo sarà questa, l'FDM Team, grazie ad una collaborazione con Molinella. L'obiettivo sarà quello di vincere la C2, infatti faremo il campionato di C2 in Emilia Romagna e ragazzi, la squadra è davvero forte, è tutto organizzato, non so quando vedrete il video, ma siamo ai primi di luglio ed è già tutto pronto, abbiamo le maglie come avete visto, questo era quello di rappresentanza. È da tantissimo che stiamo lavorando a questo progetto, da gennaio, quindi ci teniamo tantissimo. Inoltre vi consigliamo di seguirci su tutte le piattaforme, abbiamo aperto il profilo Instagram della squadra. Abbiamo aperto il sito web su cui potrete anche iscrivervi per l'anno prossimo. Infatti prenderemo in esame le vostre candidature e vedremo se ci sarà qualcuno di voi da prendere per l'anno prossimo. Anche eventualmente per il settore giovanile, infatti abbiamo l'Under 15, l'Under 17 e l'anno prossimo potremo decidere anche di aprire altre fasce d'età come l'Under 19 o Under 21. Quindi mandate anche le vostre candidature attraverso il sito e restate sintonizzati perché a brevissimo vedrete in campo l'FDM Team.